AI, impresa e mondo del lavoro, quali vantaggi e svantaggi per le organizzazioni e quali nuove competenze? Allora, anche nel mondo della difesa, che è il mondo che io rappresento con la mia azienda, stiamo passando con l'introduzione dell'AI da soluzioni che usano modelli matematici probabilistici a nuove frontiere e quindi concetti più predittivi e quindi analisi di grandissimi dati e soluzioni che utilizzeranno proprio queste nuove funzionalità. Non dobbiamo dimenticare il legame fortissimo che sta emergendo tra l'intelligenza artificiale e la cyber. Infatti l'intelligenza artificiale, grazie alla quantità e alla mole di dati che riesce ad analizzare, utilizzerà tutte le soluzioni nuove di cyber security. Nello stesso momento la cyber security è diventata cruciale proprio per gestire in sicurezza la quantità di dati che l'AI dovrà analizzare. Quindi c'è questo strettissimo legame che è tutto ancora da studiare e da scoprire. L'intelligenza artificiale, come tutte le nuove tecnologie, porta sicuramente delle opportunità, ma anche dei rischi. Delle opportunità conosciamo tutti la grandezza e sicuramente ancora la dimensione da studiare. Sui rischi molti parlano di assicurarsi la veridicità dei dati che l'intelligenza artificiale usa e anche molti speculano sul nuovo, diciamo, approccio dell'uomo, quindi sulle nuove competenze che l'uomo dovrà avere. Io credo che invece ci siano delle grandi opportunità, perché tutte le mansioni e tutte le funzioni di basso livello potranno essere svolte dai sistemi di intelligenza artificiale, ma l'uomo sarà sempre cruciale ed importante per il controllo, per la valorizzazione, ma anche e soprattutto per quella parte più sistemistica e di analisi che non può prescindere da una macchina. Quindi è una grandissima sfida che ancora probabilmente non abbiamo capito appieno e che ancora porterà moltissima rivoluzione.